Il 31 dicembre dello scorso anno mi trovavo in Lapponia e ho visto un qualcosa di incredibile, di quelle cose che te le ricordi per tutta la vita. Uno spettacolo di colori, nubi iridescenti, di quelli veramente unici nella storia, perlomeno nella mia storia. Quei colori che quando li fai vedere alle persone in fotografia tutti pensano che l'hai taroccata. Invece era davvero così, forse uno degli spettacoli naturali più sconvolgenti che io abbia mai visto. E sai, il 31 dicembre sei sempre lì che pensi a quello che deve venire dopo, per cui dici, ah, questo segno celeste vuol dire che l'anno prossimo sarà un anno bello, bla bla bla, eccetera eccetera, sai, quelle fantasie che uno si fa, no? Però ripensandoci adesso, no, quindi un anno dopo, mi viene da fare un esercizio mentale che io ho sempre fatto fin da che ero piccolo, cioè pensare a un ipotetico omino dal futuro che viaggia nel tempo, viene qui e ti dice quello che dovrai vivere nel tempo che ti separa da dove arriva lui a quando sei tu. Per esempio, immaginati che il me stesso di 30 anni vada dal me stesso di 20 anni a dirgli: guarda che tu farai altro nella vita, quindi non preoccuparti che i problemi di oggi te li sarai dimenticato e tutte queste cose qua, no? Insomma, diciamo una sorta di mio esercizio mentale per familiarizzare con quella capacità straordinaria che ha la vita di far succedere l'impossibile veramente. E allora, pensando a quelle nubi colorate, mi sono detto: ma se in quel momento fosse arrivato l'omino dal futuro a dirmi cosa sarebbe stato dopo, che cosa mi avrebbe detto? Forse avrebbe potuto dirmi che quel cielo fantascientifico era in realtà un segno con cui il 2019 ci stava dicendo: sappiate che vi mancherò un sacco. Ma forse mi avrebbe anche anticipato qualcuno dei mille disastri che abbiamo visto quest'anno. E in effetti fin dai primi giorni di gennaio questo 2020 si è fatto una fama da gangster, gli incendi in Australia e la quasi guerra tra Iran e Stati Uniti, poi è persino morto il sultano dell'Oman il 10 gennaio, cioè ragazzi è evidente, quando ho visto quello ho già capito subito che sarebbe stato un anno difficile. Nonostante questo, comunque, lì per lì è stato un anno come gli altri, nel senso torno dalla Lapponia, poi parto per l'India a esplorare il Maharashtra, poi ancora torno al freddo in Lapponia a cercare l'aurora boreale a Capo Nord, poi Bugo se ne va da Sanremo. Le brutte intenzioni, la maleducazione. E io me ne andavo in Nepal per Seva Project, insomma, tutto normale. Ma proprio mentre stavo in Nepal, il mondo stava conoscendo il suo unico argomento di conversazione di lì al resto di quest'anno, consacrando al 2020 la sua etichetta di Annus Horribilis. Mi ricordo che a Kathmandu ci fingevamo spagnoli perché era il momento in cui tutti avevano paura degli italiani, per cui tutti chiedevano where are you from? Somos de Bilbao, no te entiende? Però in tanti in quel momento eravamo convinti che ma sì, in 2 settimane passa tutto, non ti preoccupare, è solo una follia del momento, eccetera. E così, insomma, con questo pensiero ho fatto forse il più grosso errore dell'anno scorso, cioè non ascoltare quella vocina dentro che aveva già capito tutto e che mi diceva: torna da Sati, vai a ricongiungerti con tua moglie prima che succeda qualcosa. E ho testimoni di questo, perché quando ero in Nepal con John glielo dissi e, insomma, prima, in tempi non sospetti, lo dissi che forse era meglio tornare a casa. Però in realtà ho voluto dare priorità alla voce del mondo esterno che mi voleva in Italia per degli impegni legati all'uscita del mio libro, primo impegno 11 marzo, che è esattamente lo stesso giorno in cui l'OMS ha dichiarato la pandemia e 2 giorni prima l'Italia aveva chiuso qualunque cosa. Così passarono i primi 3 mesi del lockdown a casa di mamma e papà, con la compagnia di mia nonna fino al suo 97esimo compleanno. È stata l'epoca delle dirette, delle immagini apocalittiche alla tele e di tanti video arretrati da regalarvi per il vostro lockdown, oltre che al momento storico dei 100.000 iscritti. Yahoo! E poi, il magico 3 giugno, come un bambino spaventato, ho ripreso a viaggiare dalle basi. Prima Venezia, poi la Toscana, poi tante altre zone d'Italia, e poi la Provenza, e poi ancora la Sardegna, l'Umbria, Napoli, Pompei e soprattutto la Danimarca, dove ho girato uno straordinario episodio di Seva Project. A proposito, parentesi, ma l'avete preso Seva? Cioè, no, perché noi, cioè, grazie a voi, abbiamo già quasi piantato 5.000 alberi, cioè, manca pochissimo veramente, tra poco penso che riusciremo a dare l'ufficialità, solamente questione di aggiornare quando vengono piantati, eccetera, ma insomma, vi rendete conto di che cosa bella avete fatto? Figo! Tornando dalla Danimarca, finalmente ottengo un visto russo per tornare a casa e mentre il mondo lottava con il virus, io iniziai a lottare con la burocrazia. Fotocopie, esami, certificati, documenti a quintali per dare a me il diritto di stare con mia moglie e a mia moglie quello di stare con suo marito. Ah, e ovviamente quest'incubo non è mica finito, durerà ancora parecchi mesi, insomma, se c'è una cosa che mi ha insegnato quest'anno è il senso profondo del proverbio moglie buoi dei paesi tuoi.
è al massimo dell'area Schengen, diciamo. Se però nelle cellule hai scritto il DNA del viaggiatore, questo non cambia per via di una pandemia, semplicemente ci si adatta. E così l'autunno l'ho passato alla scoperta di ciò che avevo la possibilità di andare a scoprire, quindi le montagne del Caucaso nel Daghestan e poi i sublimi monti Altai al confine con la Mongolia, i cui video arriveranno prossimamente su questi schermi, e infine la Lapponia russa, alla ricerca della mia prima aurora boreale in cirillico. Ed oggi eccomi qua, dopo il mio primo volo intercontinentale da inizio emergenza, a passare il Capodanno in quarantena e sorveglianza sanitaria al Tropico del Capricorno, in attesa della mia prossima avventura. Ma questa è già un'altra storia. Ecco, se questo ipotetico omino venuto dal futuro l'anno scorso mi avesse detto che il Capodanno successivo l'avrei passato in quarantena dall'altra parte del mondo, vestito leggero con mia moglie, invece di essere vestito in tuta termica a caccia di aurora come sempre, a parte che non gli avrei creduto, ma forse gli avrei chiesto che cosa significa quarantena. Vedi amico mio caro, senza troppe parole, so che scriverti i fatti di quest'anno, con quattro inverni e poco sole. Con quattro inverni e troppo poco sole. E quindi che cosa mi ricorderò di questo 2020? È stato davvero l'anno terribile che tutti quanti descrivono, tutti quanti non vedono l'ora che finisca quest'anno, come se quello successivo sia automaticamente una garanzia di felicità. Ed è ovvio che è stato un anno complicato, milioni di persone hanno avuto dei lutti, altri milioni di persone hanno avuto sconvolgimenti terribili nel proprio lavoro, e io faccio check su entrambe purtroppo, però se ci pensiamo questa è una cosa importante perché è su scala globale, ma su scala individuale non è niente di diverso da quello che è sempre successo nelle vite di tutti noi, perché noi in qualunque istante della nostra vita possiamo perdere una persona cara, possiamo persino perdere la nostra salute, la nostra vita in primis, possiamo perdere il lavoro, possiamo essere costretti a reinventarci da un momento all'altro in solitudine senza che questa cosa finisca nei titoli di giornale. Quindi la vita non è che ha cambiato le sue regole, semplicemente tutti quanti all'unisono abbiamo ricevuto una gran bella secchiata fredda in testa che ci ha obbligato a ricordarci delle cose che hanno davvero importanza e che ciò che prima davamo per scontato forse così scontato non era. Però c'è un proverbio che mi piace un sacco che dice: quando perdi, non perdere la lezione. E allora qual è la lezione che vi ha portato questo 2020? Ovviamente risponderete voi, io vi dico qual è stata la mia di lezione, che cos'è che ho imparato io con la mia esperienza di quest'anno. Partiamo dalle basi, proprio dal terra terra. Mi ha insegnato che sul lavoro è fondamentale sapersi reinventare, essere elastici, saper diversificare la propria attività, perché da un momento all'altro può esserti tolta da sotto i piedi. Oggi è la pandemia, domani chissà che cos'altro. Figuriamoci per chi lavora nei viaggi come me, ma anche quelli che hanno ristoranti, alberghi, quelli che lavorano con le persone. Quest'anno hanno dovuto sputare sangue semplicemente per fare il loro dovere, fare il loro compito nel mondo. E consentitevi a questo punto un applauso a tutti voi e soprattutto un applauso e un ringraziamento di cuore a tutti i medici, tutti gli infermieri, tutte le persone che, mentre il mondo fuori parlava e sparava un sacco di cazzate su quello che abbiamo vissuto, loro andavano a lavorare al mattino presto con tutti questi paramenti opprimenti dove è difficile respirare, molto più difficile che portare una mascherina in giro, eppure in silenzio, con determinazione, mettendosi a rischio, hanno fatto di tutto per minimizzare i danni di questa situazione che abbiamo vissuto. Grazie veramente dal profondo del cuore, ed è un grazie che arriva da uno che sa perfettamente cosa vuol dire fare il dottore in condizioni normali e che può solo lontanamente immaginare cosa deve essere stato quest'anno, che tipo di dolore non solo fisico ma anche psicologico avete incontrato nei vostri pazienti, sia che siete nelle terapie intensive che siete in qualunque altro tipo di specialità. Veramente grazie, grazie, senza di voi sarebbe stato veramente un casino. Ma se vogliamo staccarci momentaneamente dal pian terreno e andare un pochettino più in su, che cos'è che mi ha insegnato quest'anno? Mi ha insegnato quanto sia stato importante aver iniziato anni fa un percorso spirituale che mi ha permesso oggi di vivere quest'anno folle, tutto sommato con uno stato relativo di serenità e tranquillità, senza andare nel panico per rischi di salute mia o delle persone intorno a me, senza andare nel panico per un lavoro che mi si è sgretolato sotto i piedi, semplicemente accettando tutto ciò che la vita mi offriva, senza distinzioni rispetto a quando le cose invece andavano bene. Perché sia quando le cose vanno bene che quando le cose vanno male, non dipende da me, ciò che dipende da me è la mia reazione a questo. E a volte, non lo nascondo, è stato parecchio frustrante, non assolutamente semplice, però in qualunque momento
momento da qualche parte riuscivo a trovare qualcosa di positivo a cui appigliarmi. Per esempio, ho avuto del tempo per stare con i miei genitori, ma quant'è che abbiamo del tempo per i nostri genitori? Con tutto il tempo che loro hanno dato a noi, quand'è che siamo in grado di accorgerci di quanto sia fondamentale avere una mamma e avere un papà? Mica ce ne dobbiamo per forza accorgere solamente quando la vita naturalmente finisce per portarceli via. Ho persino avuto 4 mesi di tempo per stare con mia nonna. Ma da quant'è che non stavo 4 mesi con mia nonna? Non succedeva dal 1989 e mia nonna ha 97 anni, cioè non ci va una scienza per capire che non succederà tanto spesso questa cosa. Poi c'è stato il tempo di coltivare altre amicizie, scoprire meglio il proprio paese, l'Italia, invece che girare in giro per il mondo. Insomma, ci sono state tante lezioni di quest'anno, ma la più importante è stata quella di aiutarmi a mettere meglio a fuoco le mie priorità, capire che cos'è che è realmente importante e che tutto sommato non è che abbia tutto sto senso rincorrere se stessi alla ricerca di non si sa bene che cosa, quando davvero forse i tesori più grandi li puoi trovare dentro di te. E da questo punto di vista lo strumento principale è stato proprio il primo lockdown, che paradossalmente può sembrare strano, mi vergogno quasi a dirlo, ma è stato uno dei periodi più stimolanti, più interessanti di tutta la mia vita. Se ci pensi è qualcosa di incredibile, però io non posso scordarmi di quanto sia stato importante il 2020 e di tutto quello che mi ha insegnato. Quest'anno, più di ogni altro anno, segnerà un prima e un dopo. È un anno destinato a cambiare noi stessi e la società in cui viviamo in prospettiva storica. E io penso che sia proprio questa la domanda che dobbiamo farci. Chi eravamo prima e chi vogliamo essere dopo? Vogliamo semplicemente aspettare in una sorta di disperazione latente che un vaccino rimetta lo sporco sotto il tappeto e far finta che non sia successo niente? Oppure prendere al volo questa occasione storica per sforzarci di costruire un mondo con la testa e il cuore più sani del mondo che a marzo ha chiuso le sue porte? Questo lo sceglierete voi e solamente voi, non dovete aspettare un decreto, una legge che parte dall'alto, perché questo tipo di rivoluzione interiore parte dal basso e la possiamo far partire adesso. E se c'è una cosa che mi sento di augurarvi dal profondo del cuore, è di avere la forza di fare questa scelta non in base a voi stessi, ma in base alle persone che vi stanno intorno, in base ai vostri cari, alle persone a cui volete bene, perché un mondo composto di persone che abbiano al centro delle proprie priorità non il proprio tornaconto personale, non se stessi, ma le altre persone, le persone intorno a loro e in generale l'amore e la fratellanza tra tutti gli esseri viventi, è un mondo che può superare qualunque tipo di ostacolo senza neanche accorgersene. E pensate quanto sarebbe bello che da quell'albero in questo momento uscisse un omino venuto dal futuro a dirmi che un giorno ci siamo davvero riusciti. Io ci spero, sperare non costa nulla. Buon anno ragazzi, fate i bravi. Amaro. Felici buon anno! Buon anno! Tanti buon anno! Tanti auguri! Mi viene quasi da sperare! Auguri! Eccoci!